Eccoci alla terza selezione del concorso Miss Roma Over 40, un omaggio alla bellezza noncurante del tempo che passa. Stavolta però abbiamo cambiato completamente location, siamo all'Even, fantastica discoteca nonché ristorante romano. Andiamo a vedere che cosa si è inventato per noi la Roma Eventi. Dal backstage di Miss Roma Over 40 siamo in compagnia di Estetica Dea. Estetica Dea, buonasera. Qual è il segreto di un trucco Over 40, ovviamente? Trovare il sistema giusto per valorizzare quello che c'è di bello nella persona. Il colore? Il colore, diciamo che ci adattiamo un pochino alla loro scelta. La loro scelta è appunto... predilige lo scuro, noi andiamo con lo scuro, possiamo consigliare, però comunque il trucco è personale, va molto rispettato il gusto della persona. In questo caso abbiamo rispettato il trucco della Miss. Assolutamente sì. E dal trucco al parrucco, artistico Air, onnipresente a Miss Roma Over 40. Ciao a tutti. Alle prese con? Con Fabiola. Capello liscio soprattutto. Capello liscio, adesso andiamo a passare un po' di piazza, stiamo creando queste conciature per questa terza edizione di Miss Over 40 e nella discoteca Even, è molto bella. E ci sarà una serata molto particolare con di balletti di danza del ventre, burlesque. Ma non sveliamo tutto, Piero. No, diciamo nulla. Lo vediamo dopo. Il segreto della bellezza? Essere se stessi sempre, la femminilità fa parte della donna, o ci nasci o difficile acquisirla nel tempo.
di Roma, Roma Capitale, infatti siamo con... Riccardo Proietti, sono il delegato alla Commissione Speciale di Roma Capitale e saluto e ringrazio tutti gli spettatori di Fanny Monni, detto bene? Fanny Moon. Fanny Moon. E con Diana Stefani, presidente APAS. Sì, buonasera, ciao Fanny Moon, giusto? Si tratta di una Onlus che ha come scopo primario valorizzare e promuovere la cultura a 160 gradi, quindi arte in tutti i sensi, in tutte le sue forme, sostenendo però ovviamente cause di benefiche e di beneficenza. Quindi lavorate a livello europeo, giusto? Lavoriamo a livello europeo perché soprattutto noi, visto l'Italia, purtroppo lo sappiamo tutti, che la situazione in cui ci troviamo, quindi la cultura non è molto purtroppo tutelata e valorizzata, noi andiamo in Europa a prendere i fondi che servono per aiutare questi mondi associativi, di cui faccio parte anch'io, che ci autofinanziamo aiutando per quanto è possibile il mondo dell'arte e della cultura, che è in difficoltà netta ovviamente, perché poi come arte e cultura l'Italia, voglio dire, non ha nulla da invidiare a nessuno nel mondo. Per cui, anzi, un'eccellenza. Esattamente, per cui l'Italia dovrebbe essere la culla dell'arte, deve sicuramente, diciamo, investire sull'arte. Allora non lo fanno qui in Italia, noi andiamo a cercare di farlo con l'Europa. Quindi esportiamo la cultura e la bellezza made in Italy all'estero. E la bellezza di stasera? Ma la bellezza di stasera sono donne straordinariamente italiane e bellissime. Roma è una città fantastica, potremmo chiaramente, come si dice a Roma, pensate tutti che la moda è il 31% del nostro PIL, quindi abbiamo il made in Italy, il patrimonio storico-artistico che potrebbe praticamente tirare proprio tranquillamente il mondo culturale e dare la possibilità ai nostri ragazzi giovani, con quello che si guadagna, di apparire. La nostra gioventù, questo nostro mondo di stilisti nuovi, non solo quelli grandi come Valentino Trussardi eccetera, ma abbiamo anche gente nuova che non ha la possibilità. Allora, come Roma Capitale, grazie anche all'APAS, l'APAS non l'ha detto, l'ho detto io, abbiamo fatto una cosa meravigliosa in Campidoglio il 13 di luglio, dove abbiamo raccolto 10.000 euro che abbiamo donato con grande orgoglio, lo diciamo, per comprare un macchinario all'oncologico del Babbi Gesù. L'APAS insieme a Roma Capitale, la commissione speciale che qui rappresento, fa anche questo, ma in più adesso che diventerà Accademia delle Arti e delle Scienze, quindi avremo rapporti anche con l'Università di Napoli, ma proprio per dire ai nostri giovani: non andate all'estero, non scappate con le vostre idee, noi ci siamo presenti a Roma, su Facebook, su tutti i network, e poi vi diamo la possibilità a costi zero, lo ripeto, non ci sono speculazioni perché la cultura si vive, Roma è bellissima e i nostri giovani e le nostre donne sono le migliori cose al mondo che amiamo rappresentare. Facciamolo insieme perché l'unione fa la forza. Oh, e siamo d'accordo. E saluto gli amici di Fanny Moon. Trying to run from the night, I ran away from the light. The truth now unfolding is the hand that I'm holding. Your love was the thing, it's the song I didn't sing, and I just don't know what was forcing me.
siamo con la squadra di sponsor della terza edizione di Miss Roma Over 40. Allora, name? No name. Buonasera. Buonasera, vi occupate di? Abbiamento donna. Siamo in via Tuscolana 647, abbiamo un abbigliamento moderno, innovativo, per tutte le ragazze, passiamo dai 16 ai 60 anni tranquillamente. Le over 40 ci rientrano? Sicuramente. Sono il dottor Dositele Luciano, qui rappresento brevemente insomma quello che faccio, sono un medico odontoiatra e ho visto che questa occasione permetteva di esprimere al meglio la possibilità di fare belle le donne senza usare dei sistemi chirurgici insomma tradizionali. Da scoprire tutto sul mio sito www.lucianodositeri.it e poi si vedrà. Andiamo da Sposa Più. Ebbene sì, noi siamo a Cisterna di Latina, vestiamo le spose, e abbigliamento da cerimonia, uomo e donna, e chiaramente anche per damigelle, paggetti, battesimi. Comunque questa sera ho l'onore di vestire queste miss, spero che i vestiti piacciono. E ci troviamo a Cisterna di Latina, in via Appia, adesso sto per trasferirmi in un nuovo punto vendita, i 200 metri di locale, quindi ci sarà sempre più scelta. Io sono Marco e sono responsabile per Iper Network. Noi siamo un gruppo d'acquisto, quindi stiamo ridando potere d'acquisto alle persone per la spesa di tutti i giorni. Il veicolo è questa carta, quindi grazie alla carta e all'utilizzo possiamo andare nei negozi convenzionati a fare la nostra spesa e ricevere dei soldi indietro, quindi dei vantaggi concreti per la spesa di tutti i giorni. Thank you.
finita la discoteca al termine della premiazione di Miss Roma Over 40. Io sono circondata da Miss, quattro Miss. Nome? Antonella. Antonella, seconda classificata. Qual era il tuo oggetto? Il mio oggetto era il profumo. Nome? Fabiola. Scelta dalla giuria popolare, quindi la nostra quarta Miss fascia rossa. Abbiamo la prima classificata, che è ovviamente la più impegnata. Nome? Silvia. Silvia, qual era il tuo oggetto che ti rappresentava? La stella marina. Perché? Perché vivo al mare e adoro il mare. E l'ultima è la nostra Miss Burlesque, Luisa, ovviamente rappresentata da una maschera. Dalla mia maschera, sì, è vero. Sono a fianco a Isabella Brugaletta, buonasera. Buonasera. Chi sono io? Non me lo ricordo più, è troppa stanchezza. Che ore sono? Non lo diciamo che ore sono. Mm-hmm. L'importante è che è andato tutto bene, che sia andato tutto bene. Le Miss? Fantastiche come al solito, molto impaurite, però poi alla fine si sono lasciate andare e hanno dato il massimo di loro. Ma l'intimo notte? Chiedilo agli maschietti. A me sinceramente è piaciuto l'anteprima dell'intimo notte, non l'hai vista? Ero distratta. E chiedilo a loro. A me non. L'anteprima? Non mi esprimo. Anteprima di... erano Mister più bello d'Italia 2012 e Mister più bello d'Italia 2005. Pensavo facessero parte della scenografia. Sì, ho capito, però io loro ho visto. Ah, ok. Ma io guardavo le Miss. Ma allora, lontano. Non in quel senso. Ok, passando al presidente di giuria Massimiliano Terzo. Ma Massimiliano, io a te sempre una domanda, ma qual è l'elemento che a una Miss non può ma non può mancare? Anche over 40? No, anche. Over 40 è una cosa, c'è una differenza. L'over 40 ha un fascino che non hanno le Miss di 20 anni, per cui davanti a questo fascino comincia ad essere molto difficile fare una selezione e anche dare un giudizio, perché il fascino è una marcia in più. C'è ancora un velo di mistero, quindi ti faccio una domanda, ma non te la faccio, su quale sarà il seguito dopo la terza selezione di Miss Roma Over 40? In realtà non lo sappiamo, perché stiamo decidendo se fare direttamente la finale oppure una quarta selezione e poi la finale, perché ci sono molte Miss che vogliono ancora partecipare, quindi sarebbe un peccato non farle partecipare. Quindi so che abbiamo molte Miss in coda, quindi approfitterei per dare i nostri contatti, chiedo a Piero, proprio per seguire il seguito misterioso di Miss Roma Over 40. Poi lo possiamo richiedere a Vincenzo, che è più esperto. Non hai studiato. Miss Roma Over 40 su Facebook, comunque abbiamo la nostra email e casting per mandare le foto e tutto il resto, e comunque che dire, è stata una serata bellissima. E finché ci sono le donne che si candidano, noi continuiamo. Contatti, quindi pagina fan Miss Roma Over 40, email a casting_over40@tiscali.it.